ogni minuto? Gli Anababa sono fondati da 5 miliardi del 1973. Essere concentrati in questo momento, partenza. Si avvicina invece l'auto sulla quale troviamo Bruno Perno e Daniele Ciarrato. Sono su un'auto bianca, un equipaggio con il numero di gara 3. Questa è veramente l'auto più spettacolare di questa 19ª edizione della Ruota d'Oro storica. Loro sono Gianmaria Hagen e Rossella Conti, sono su questa Ford A del 1929, scuderia loro piana. Loro sono nella classe e ottava assoluta sugli sterrati mongoli e sui tormentati asfalti russi. Quindi anche per loro si apre in questo momento la 19ª edizione. E per questa 19ª edizione, in via del tutto eccezionale, la scuderia Vetro ha deciso stasera la seconda tappa in notturna e poi domani il ritorno qui in piazza Galimberti intorno a mezzogiorno. Abbiamo appunto appuntamento per domani per il ritorno, per scoprire lo storica al patrocinio del Ministero dell'Interno, della Regione Piemonte, dei comuni di Calva, Giuliani, Lamorre, Monforte d'Alba, Morozzo e Neve e diversi sponsor privati. Auto in questa gara, in questa prima tappa di oggi. L'equipaggio con il numero di gara 8, loro sono Maurizio Magnoni e Marisa Vanoni, sono su questa Mercedes SL 350 del 1971, anche loro fanno parte del Club Vans da Varese. Equipaggi anche dalla Svizzera, da tutta Italia. Mentre loro sono Roberto Buracco e Angela Bossi, sono su questa auto bianchi A112 Abarth 70 HP del 1903, sono pronte ad affrontare le tre tappe di questa 19ª edizione della Ruota d'Oro storica. Beh, di tutta Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, possa continuare a proseguire. 11 Abarth. I lavori hanno inizio in questo momento, con la partenza degli equipaggi che affronteranno oggi la prima tappa. Questi tetti sono su questa Innocenti Mini Cooper 1003 export del 1973 da Verona. Sono tanti gli equipaggi. Oggi percorreranno 150 km con 41 rilevamenti di precisione al centesimo di secondo. A 12 loro sono Corrado Minuzzi su questa Fiat Zanussi Barchetta Sport del 1948. Stanno per concorrenti affronteranno altri 30 km e 10 rilevamenti di precisione prima del meritato riposo in vista della terza e con il numero di gara quarta tappa prevede 100 km e 17 rilevamenti di precisione sempre al travaglio Figale Vicentaglio, partecipazione di Benetti, con busto di filosofia, Volteroschi Outlet di Vernante, Cappello di Cuneo, carrozzeria 2A, i forti chiediti di Caraglio. Gara 16, loro sono Massimiliano Puccioni e Monica Guarini, sono in momento anche l'auto con il numero di gara 16 pronta ad affrontare le prove e i 150 km di oggi. Auto con il... Si avvicina l'auto con il numero di gara 19, loro sono Pierluigi Di Gada, Milano e Giovairo. Due premesse eccezionali, come potete immaginare. Le premesse sono ottime, buona gara anche all'equipaggio con il numero di gara 19. Prima tante sfide in famiglia, perché la famiglia Di Gada è una delle colonne importanti di questa gara. Infatti vediamo altri componenti della famiglia Di Gada, loro sono ed è partito in questo momento l'equipaggio con il numero 21, loro sono Roberto Tamburelli e Federico Daglio, sono su questa Fiat 500F. Buona gara all'equipaggio con il numero di gara 19 minuti. Equipaggio con il numero di gara 22, loro sono Luca e Giorgio Barmi, sono su questa Osprey. Partito anche l'equipaggio con la Ruota d'Oro storica e sostenuta da Maco System, da Mattiao da Group, da Vittorio Service Seluzzo, da Oggero Pubblicità, da OML Cuneo, da Pellegrino Car Service Cuneo, da Tecnica Design di Cuneo, Top Glass di Seluzzo, Transchero Termoidraulica di Sapisio, tutte bevande di Borgo San Dalmazzo e Sport 4 Cuneo. 1971-1003 loro arrivano dalla
con il numero di gara 23 partito in questo momento. Questa auto è la seconda per ordine di partecipano a questa edizione della ruota d'oro storica. Loro sono Gloria Lazzarin-Wild e Giovanna Pagheranelli, sono su questa ormai da diversi anni. Equipaggio con il numero di gara 24 partito in questo momento. Oggi gli equipaggi raggiungeranno Madonna dell'Olbo. Equipaggio con il numero di gara 26, loro sono Giampiero e Danilo Grosso, sono su questa Fiat 124 Ava Lorenzo. Ho vinto tante. Con il numero di gara 27, loro sono Romano Prato, all'arrivo, loro sentiremo da bene all'arrivo i loro commenti, sono un equipaggio esperto che si appresta ad affrontare questa dalla scuderia Vento. Equipaggio con il numero di gara 28, loro sono Remigio Famiglia e Marina da Milano, sono su questa Lancia Fulvia Coupé del 1966. Questa gara di regolarità per auto d'epoca, ma sono anche tante le due. Ci sono equipaggi completamente femminili, come quello che si sta avvicinando in questo momento, ci sono anche tanti giovani. Bella la gara, questa 19ª edizione della ruota d'oro storica. Buona gara anche a voi. Non ho ancora iniziato niente. I motori si stanno scaldando, sono tanti chilometri che dovranno affrontare nella gara 37. Fanno parte della scuderia Vento, elegante sportiva realizzata da Ghia, prima di amicizia, perché sono persone che partecipano a queste competizioni tutto l'anno, quindi si conoscono, fanno parte ormai di una grande famiglia delle gare di regolarità per autodetto. Siamo in casa a Corsia Rodata, che partecipa a diverse edizioni della ruota d'oro storica. Numero di gara 31. Grazie all'equipaggio con il numero di gara 32, vi lasciamo partire, ci rivedremo domani. Equipaggio con il numero di gara 33, loro sono Dario Benedetti e Carlo Nicolò. Sono auto che hanno fatto la storia dell'automobile Ferrari 17 a Castagneto ed è partita in questo momento anche l'auto. Del Nasso, Lorena Montino, sono su questa Alfa Romeo Spider 1300 del 1972, fanno parte sul percorso fino a Castagneto. Partita in questo momento anche l'auto del numero di gara 34. Ma auto 35, sono Renato Pittini, che era un estraggio. Auto con il Barco Cubano, il Barco Bruno, questa auto bianca di una 112 Abarth 70 HP del 1981, del ministro dell'interno della regione Piemonte, oltre dei diversi comuni che sono attraversati dalla gara, quindi Cuneo, Alba, Carrodiano, D'Alba, Dogliani, La Morra, Monforte d'Alba, Morozzo, Veneto. Auto con il numero di gara 37, Cristiano Dogliani. Sì, ma... da questo momento l'equipaggio con il numero di gara 37, l'equipaggio con il numero di gara 38, un altro giovanissimo, che si chiama Spider Europa del 1982, fanno parte di Varese. Popolarità per auto d'epoca è iscritta a calendario nazionale ASI, automotoriale storico italiano, fa parte del criterium delle Alpi 2015.
Varese, campo di fiori, c'è un po' degli anni di Como, il Gran Premio Città di Verona, la rievocazione della Coppa della Personale di Bergamo e il Biancavallo Revival. Bella quella lì. Anche loro arrivano dalla Svizzera, sono l'auto con il numero di gara 40, sono Claudio Solca e anche loro, come l'anno scorso, sono di nuovo in tre. Chi c'è con voi? Comunque li fanno fare, non è che li fanno fare solo sedile posteriore grazie all'equipaggio con il numero di gara 40, questo equipaggio che arriva dalla Svizzera, ormai ci hanno abituati appunto anche alla presenza del loro amico quattro zampe che è un abitué anche lui della ruota d'oro storica. Equipaggio con il numero di gara 40 partito in questo momento. Equipaggio con il numero di gara, questa è Carla Milone su questa Lancia Full del 2C del 1969. Fanno parte della scuola Veltro e hanno anche un passeggero. Aiuti anche tu, ciao! Ah. Loro gareggiano il nome del loro papà, quindi un doppio in bocca al lupo per questo equipaggio con il numero di gara 41. Sull'auto numero 42 ci sono Rocco Campisi e Fortunata Caruso, sono su questa Pininfarina 124 Spider del 1989. Tanti volti nuovi, tanti gli abitué. Un po' particolare da parte di questo equipaggio con il numero di gara 43 ci sono i suoi figli Matteo e Paolo. Battesimo della ruota per voi, ma papà qualche consiglio ve l'ha dato? Imparare da soli, se voglio fare, ho preso coraggio. Una bella soddisfazione immagino. Una soddisfazione dopo 19 anni che organizzo la ruota d'oro. Nuove leve della scuola di Aventro, tanti giovani che partecipano a questa 19esima edizione della ruota d'oro storica, quindi ottime premesse per il futuro. Si stanno avvicinando in questo momento gli ultimi equipaggi in gara, l'equipaggio con il numero sera di 17 a Castagnini. Tra questi 7 equipaggi in gara e una gara in famiglia, perché scopriremo tra poco che ci sono altri equipaggi che fanno parte della famiglia del presidente Enrico Marenda e quindi fanno loro gara nella gara. Equipaggio con il numero di gara 46. In questo momento l'equipaggio con il numero di gara 47. E collegate da Michele. Immagino delle immagini spettacolari che potremo poi vedere all'arrivo. Lui sicuramente fa le stesse cose. Magari ogni 5 secondi scatta una foto. Sono belli perché ci va una classe 10. Marco Maria Bruno su questa posta la c'è la posta di Avento, per lui una gara in solitaria con una doppia responsabilità, farà sia da pilota con il numero di gara 49 che parte con il cronometro al collo pronto ad affrontare. Deve fare montaggio, mettere titoli, musica, per farlo. Ecco la nostra mascotte, come diceva prima Valerio, pronte ad affrontare le... organizzata come di consueto dalla scuderia Veltro. L'equipaggio con il numero di gara 52, Dario Chiesa, anche per lui una gara in solitaria e su questa Fiat 130 della scuderia Veltro.
importante per aiutare piloti e navigatori. Posso chiederti come ti chiami? Edoardo. Chi è Edoardo?